Daniele De Rossi viene celebrato da chi lo aspettava al varco per fargli il funerale. Non fidatevi delle apparenze, di chi gli dedica editoriali, di chi apre i rubinetti. È gente che indossa il lutto calcistico dopo la fine del rapporto con José Mourinho e che non vedeva l'ora di giustiziare il suo successore. Le gufate non sono servite. De Rossi ha vinto il primo derby da allenatore e ha speso parole bellissime per papà Alberto. Basterebbe questo per dargli la statuetta degli ultimi mesi, con tanti saluti a chi vive di nostalgia. Fateci caso, la Roma pensa al campo e non all'extracampo, senza isterismi e collezioni di cartellini rossi come accadeva in passato. Noi siamo per il rinnovo al buio, o in bianco, è la stessa cosa, da almeno un mese, a prescindere da quanto accadrà fino a maggio, DDR lo merita per il suo grande lavoro. Ma nessuno può decidere al posto dei Friedkin, quindi è giusto aspettare. Su un altro anno di Pioli in casa Milan occorre che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda, che non esistano mezze predisposizioni ma convinzioni totali, è un passaggio fondamentale. Quanto alla posizione di Allegri, non serve aspettare per capire se la Juve arriverà terza o quarta oppure se vincerà la Coppa Italia. La chiave di lettura è un'altra, hai bisogno di cambiare a prescindere e la strada è sempre questa con Thiago Motta in pole da mesi e mesi. E questo lo diciamo a chi tre o quattro giorni fa se n'è accorto con totale ritardo, parliamo di chi lavora sulle notizie non sue e indifferita, infischiandosene delle fonti e del ritardo pur di giustificare la sua paghetta. Andando consapevolmente incontro a figuracce, quando sarà il momento aggiungeremo qualcosa per quella che è un'invocata e non più sorprendente svolta, da mesi, sulla panchina della Juve. C'è una cronologia che parla rispetto a chi esce su in campo indifferita o con il fuso orario di Melbourne.